Dopo una sconfitta, un turno infrasettimanale, quanto di meglio può esserci per cercare di mettere tutto alle spalle e ripartire? E questa è la situazione del Cosenza che al San Vito Marulla questa sera ospita lo Spezia. Non sarà una gara semplice in considerazione della qualità dell'avversario e dell'imprevedibilità di questi turni infrasettimanali in un momento in cui la preparazione dei giocatori non può essere per forza di cose al massimo. Tuttavia però la formazione di Alvini non deve ripartire da zero, ma dalle belle prestazioni nelle prime due di campionato, perché anche con il Mantova sono viste buone cose al di là della sconfitta. La squadra ha un gioco e l'impronta dell'allenatore già si vede, non bisogna però concedere troppi spazi come è avvenuto in alcuni casi domenica scorsa. Cambierà qualcosa in difesa? Probabilmente sì. Camporese e Venturi scalpitano e il trio Ristov, Dallemura, Caporale, che benissimo ha fatto con la Cremonese, potrebbe non essere quello titolare. A centrocampo Curfa Lidis potrebbe aver superato nelle gerarchie Charlis e dovrebbe giocare accanto a Florenzi. Sugli esterni Cervo ed Orazio sono senza dubbi titolari, a meno che non si voglia dare un turno di riposo al capitano e schierare Ricciardi. Quan invece giocherà dietro Fumagalli e Mazzocchi, con Rizzo Pinna pronto a subentrare, così come Sancò, in attesa che nelle prossime ore nel reparto offensivo possono esserci degli innesti. Prima trasferta stagionale per il Catanzaro, reduce dal pareggio in casa contro la Juve Stabia. Caserta potrebbe cambiare qualcosa e ripartire dagli uomini che nel secondo tempo, domenica scorsa, hanno cambiato l'inerzia della gara. Davanti a Pigliacelli potrebbe giocare Scognamiglio, Antonini e Bonini nella difesa a tre. Sugli esterni Cassandro prenderà il posto di Mario Situm infortunato, con Ceresoli dall'altra parte. In mezzo al campo Pompetti insieme a Petriccione e Pontisso. Davanti, accanto a Iemmello, un turno di riposo per Biasci con Pitarello in campo. Partirà dalla panchina l'ultimo arrivato, Nicolò Buso. Niente, calorosissimo, infatti non vedo l'ora di giocare la prima partita allo stadio. E poi la squadra si vede che, come l'anno scorso che l'ho affrontata, ed era molto forte, anche quest'anno è molto forte e anche il pubblico è qualcosa di fantastico.